Allora, la conferenza stampa di oggi, significativamente qua sotto Dolomiti Energie, viene fatta per lanciare questa iniziativa che abbiamo organizzato per martedì prossimo. E il 28 febbraio, infatti, alle ore 18 è stata indetta questa autoconvocazione cittadina. In sostanza, decine e decine di cittadini ci riuniremo in occasione del Consiglio Comunale di Trento, per pretendere che l'ordine del giorno che noi abbiamo presentato sulla questione acqua in Trentino possa essere preso in esame, se non altro in tempi utili. Ricordiamo infatti che nonostante il voto referendario abbia visto il Trentino in prima linea, insomma, con oltre il 65% dei votanti alle urne, in Trentino stiamo assistendo a un'operazione di scorporo del servizio idrico da Dolomiti Retti per Trento, Rovereto e altri 15 comuni, che ci lascia molto perplessi con alcuni punti di forte criticità. I punti che appunto noi non condividiamo riguardano soprattutto la creazione di una SPA in-house per gestire l'acqua appunto di Trento, Rovereto e gli altri comuni, perché sappiamo tutti ormai che una SPA è una società per azioni e benché in mano pubblica risponde a norme di diritto privato e la sua finalità è quella di produrre profitti. Con l'ordine del giorno che presenteremo martedì, come società civile abbiamo creato assieme un'alternativa, cioè la creazione di un'azienda speciale per gestire l'acqua, ovvero un ente veramente di diritto un ente pubblico veramente, dove i cittadini possono interagire in qualche maniera, però ci sentiamo totalmente inascoltati, ecco perché l'autoconvocazione, che per noi è un atto di profonda democrazia, abbiamo dimostrato con la campagna referendaria, con lo straordinario risultato del 12-13 giugno, che siamo una società matura, consapevole, capace di capire e decidere attorno ai nostri beni comuni. Non capiamo perché l'hanno capito tutti, fuori che i nostri politici. E c'è un'altra questione che davvero ci risulta estremamente così difficile da digerire. Noi sappiamo che Dolomiti Energie da tempo gestisce l'acqua di quasi metà della popolazione trentina, circa 200.000 utenti. È stata ceduta la gestione dell'acqua parecchi anni fa, sappiamo per una cifra veramente irrisoria. Ora, con questa operazione che vede appunto la creazione di una società in-house per gestire l'acqua di Trento, Rovereto e gli altri comuni, pare che dobbiamo ricomprarci l'acquedotto alla bella cifra di 42 milioni di euro. Ora, in piena crisi economica, non capiamo dove e perché dobbiamo tirare fuori 42 milioni di euro per un acquedotto che è nostro. La nostra proposta dell'azienda speciale prevede infatti una cessione gratuita e una gestione partecipata.